Era stata fin dal principio una seduta deprimente. Il coltivatore, il signor Disdale, un uomo alto, tetro, di poche parole, che pareva sempre in attesa del peggio. Aveva osservato i miei sforzi con crescente malinconia, ma ancora peggio era lo zio. Appena entrato nel granaio, il vecchietto stava comodamente seduto su una balla di paglia, si stava riempiendo la pipa ed era chiaro che aspettava con ansia lo spettacolo. «E allora, giovanotto!» gridò con voce nasale. Io deposi la mia attrezzatura e feci un cenno con la testa. «Come va?» «Mi chiamo Harriot». Il vecchietto mi esaminò con uno sguardo penetrante. «Il mio veterinario è il dottor Broomfield! Immagino ne avrà sentito parlare, lo conoscono tutti! Un uomo meraviglioso il dottor Broomfield, specie per i parti! Non ho mai visto che non ce la facesse, capisce?» Produssi un debole sorriso. In qualsiasi altra occasione sarei stato felice di apprendere quanto era bravo un mio collega. Ma adesso no. No, temo di non conoscere il dottor Broomfield, dissi togliendomi la giacca e sfilandomi a malincuore la camicia dalla testa. Ma non è molto che sto da queste parti. Lo zio fu stupefatto. Non lo conosce? Beh, è l'unico a non conoscerlo. In zona lo portano in palmo di mano, glielo dico io. Si abbandonò a un silenzio scioccato e avvicinò un fiammifero alla pipa. Poi lanciò un'occhiata alla pelle d'oca del mio torace. Sbagliato a un fisico da pugile il dottor Broomfield. Tutta muscoli! Mi sentii a un tratto i piedi di piombo. Sentii di non essere all'altezza della situazione. Mentre cominciavo a disporre i miei strumenti su un asciugamano pulito, il vecchio parlò ancora. «E da quanto tempo è laureato? Se posso chiederlo?» «Ah, da circa 7 mesi.» «7 mesi? Ha!» Lo zio mandò fuori una nuvola di puzzolente fumo azzurro. «Beh, il dottor Broomfield sono più di 10 anni che lavora per me. E se ne intende sul serio. Non c'è 100 dei libri che tenga a paragone con l'esperienza.» Misi un po' di antisettico nel secchio e mi insaponai con cura le braccia. Poi mi inginocchiai dietro la vacca. «Il dottor Broomfield ci mette sempre speciali oli lubrificanti sulle braccia. Per prima cosa!» disse lo zio, tirando una boccata dalla sua pipa con soddisfazione. «Dice che usando solo acqua e sapone si producono infezioni nell'utero.» Eseguii la mia prima esplorazione. Era il momento opprimente che tutti i veterinari devono attraversare, quello in cui si mette la mano in una vacca per la prima volta. In uno spazio di pochi secondi avrei saputo se di lì a un quarto d'ora avrei potuto rimettermi la giacca o se invece mi aspettavano ore di duro lavoro. Questa volta ero sfortunato. Sarebbe passato un bel po' di tempo prima che io rivedessi il mio letto. «Beh, che cosa ha trovato, giovinotto? Presentazione posteriore, eh? Il dottor Broomfield rivolterebbe completamente il vitello e lo tirerebbe fuori con le zampe in avanti.» Avevo già sentito quel genere di sciocchezze. La mia breve pratica mi aveva insegnato che tutti i coltivatori sono degli esperti con le bestie degli altri. Temo sia impossibile far girare un vitello in così poco spazio. E tirarlo fuori senza voltarlo vorrebbe dire rompere il bacino della madre. Il dottor Dinsdale strinse gli occhi. Evidentemente pensava che evitassi di compromettermi di fronte alla maggior conoscenza dello zio. E adesso, 2 ore dopo, la sconfitta era a un passo. Mi ero rotolato ed ero strisciato sui selci sporchi mentre lo zio continuava a produrre un inarrestabile torrente di commenti.